Ciao, come state? Benvenuti in questo nuovo vlog. Prima di andare avanti con il video, volevo salutare la personcina che ha commentato di più nello scorso video ed è Sofia. Ti mando un bacione enormissimo se volete essere salutati anche voi nel prossimo video. Basta che commentate il link potete sotto questo. Allora, oggi è domenica e come lo sapete io la domenica me lo prendo sempre per andare da mia mamma a visitarla, a stare un po' con lei e i pupi. Mia mamma vuole vedere i suoi nipoti. Quindi qua c'è Dylan, un po' storto, che si è già svegliato. Invece Mati dorme ancora. E Sebastian è andato al lavoro, come sapete già, lui il fine settimana fa doppio turno e quindi è già andato al lavoro verso le 10, mi sembra. Allora, devo preparare il borsone per i bimbi, devo vestirli, devo stendere i panni e poi posso andare. E basta, vi voglio portare con me perché se non avete visto il vlog scorso, vi ho raccontato che oggi, in teoria, vengono i miei zii dalla Germania, torna la nonna, torna Oggy, perché chi non lo sapesse, Oggy è andato a farsi una vacanza in Germania e mia nonna voleva portarselo con lei, stare con l'altro cane che avevamo qui, ma l'abbiamo regalato a mia cugina che lo voleva un sacco quando era proprio piccolino, che era appena arrivato. E quindi mia nonna adesso se lo porta a spasso, si è affezionato un sacco a Oggy e quindi se lo porta in Germania quando va in Germania, se lo riporta qua quando viene qua. E dato che mia mamma lavora e tutto quanto, non riescono a starci proprio dietro dietro, mia mamma ha detto che va benissimo, se lo potevano portare. E Oggy sta benissimo. Quindi oggi tornano tutti, tornano anche i miei zii, mia cugina, tutto quanto, quindi tutto quanto. Ok, Matti si è appena svegliato. Da lì si può vedere una personcina che si sta muovendo. Eccola qua. Buongiorno, amore. Buongiorno, mio principe. Comunque, questo qui adesso è il tatuaggio che ho fatto nello vlog scorso. E mi ha detto di tenere questa pellicola per 3 giorni, di non toglierla. E l'unica cosa è che mi sta prudendo un sacco, vorrei proprio grattarlo, però. Vabbè, lo devo tenere così per 3 giorni perché va bene così. E basta. Ciao Matti. Oh sì, abbraccio, abbraccio, fratellino, abbraccio. Abbiamo un fratellino molto arrabbiato, Matti. Oh no, fratellino. Ok, allora, ho sistemato un pochettino qui, mi manca solo sistemare i cuscini, ma loro ci stanno giocando. Ho sistemato un po' qui, ma mi stanno cadendo i cuscini. E ho sistemato anche la vicina, no, come si chiama? Next to me. Ora devo andare un attimo a stendere i panni. Io sono ancora in pigiamata e anche i bambini devo ancora cambiarli, ma allora mi lavo i denti, stendo i panni e poi inizio a preparare loro due. Allora, ho steso i panni e li ho messi qui, non ho voglia di metterli fuori, quindi dopo lo farà Sebastian. E solo che devo fare un botto di cose, sono in ritardo. Allora, qui c'è Dido. Allora, ho preso questa maglia nera, così me la metto adesso con, non so, un pantalone della tuta, o non lo so, perché mia mamma mi ha detto che fuori fa caldissimo, quindi non lo so se metterà la tuta. E qui abbiamo dei piedini un po' nudi, e dobbiamo scegliere che cosa mettere a questi pupi. Li vesto, mi vesto io, e poi, devo ancora proprio, no, prima preparo il borsone. Allora, preparo il borsone, poi preparo loro, così dopo mi preparo io e possiamo partire. Allora, mia mamma è a casa, no, mia mamma era in chiesa e era con la Selena, con la Madison e con mia sorella, la piccolina però, la Kiki, e ha detto che invece la Selena deve venire a festeggiare a Carnevale qua con la famiglia del ragazzo di mia sorella. E quindi mia mamma sta andando a casa a prendere la valigetta con i suoi vestiti e tutto quanto e la porta o a Riccione o a Misano, non ho capito bene. Quindi mi ha detto di fare con calma perché mia sorella ieri è uscita a ballare e quindi sicuramente non mi aprirà la porta perché starà dormendo. E allora mi ha detto fai con calma perché tanto io devo tornare a casa, dopo andare a Riccione o a Misano e dopo tornare di nuovo a casa. Quindi l'unica persona che mi può aprire la porta è mia mamma, perché mio fratello mi sa che o in palestra o sta lavorando. Quindi anche mio padre lavora. E quindi faremo proprio tutto con calma perché abbiamo un sacco di tempo. E
guardate questo piedazzo. E quindi possiamo andare a prepararci. Allora amori, noi ci siamo già preparati. Amati, ho messo questo outfit, ecco. Pensavo che quei pantaloni mi stessero un pochino più grandi, ma ormai Mati non sta più niente, dobbiamo comprargli cose nuove. Però ci teniamo questi, adesso gli stanno piccolini perché è seduto, però gli stanno bene. Gli ho messo quelle calze che voleva lui assolutamente e il maglioncino. A Dylan invece ho messo appunto il body con i pantaloni, le calze, le scarpe. E gli volevo mettere anche il maglioncino marroncino, buonasera, grigio, proprio di quel pantalone. L'unica cosa è che fa veramente tanto caldo e dopo lui suda veramente tanto, quindi glielo metto magari dopo se è freddo. E Amati invece gliel'ho messo perché sotto ha un body a maniche corte, ma forse non gli metto la giacca, gli metto solo il copricollo e il cappellino. Adesso vedo com'è sulle scale per vedere se è molto freddo oppure ci sta. Io invece mi sono vestita proprio normalissima con questo maglioncino, no, com'è che si chiama questo? Maglia a maniche lunghe e questi pantaloni della tuta, che in realtà volevo mettermi tipo un legging, ma non ce la posso fare a piacermi, non mi piace proprio per niente, quindi l'unica cosa con cui mi vedo carina sono le tute, quindi rimaniamo con questa tuta. Devo sistemare tutto questo e poi siamo a posto, perché ho già sistemato il borsone e mi manca solamente da sciacquare quel biberone e metterlo nel borsone. Basta, devo sistemare questo. Ok, sono riuscita a sistemare un po' di più. Allora, le uniche cose che sono sul letto sono le giacchine che devono mettere i bimbi. Quest'altra giacchina che è per Mati. C'è il bing che Mati non abbandona e il mio borsellino. Il borsone dei bimbi è già di là, e vicino al corridoio. Le pantofoline di Mati che le volevo mettere, ma gli ho detto che no, perché dobbiamo mettere le scarpe. E devo ancora farmi le sopracciglia. Solo che questo pupo non mi lascia proprio per niente, urla, piange, si dispera proprio e non vuole lasciarmi fare le mie cose che devo fare. Ok, sono prontissima. Oggi lascerò i capelli mossi perché vi giuro che non ho per niente voglia di fare la piastra. Ho fatto già le sopracciglia e ho messo un pochino di blush. Basta, adesso mi manca solamente il burro cacao e si parte. Guarda come sono mossi i capelli dal dietro là, dall'aspetto. E niente, partiamo. Andiamo a mettere la giacchina. Ok popolo, io ho guidato, siamo arrivati a casa sani e salvi. L'unica cosa che mi stava facendo un po' male è la cintura qui, però ho paura che fosse il tatuaggio. No, il tatuaggio è un pochino più sopra. Adesso mettiamo le giacche tutti quanti e andiamo su. Eccoci. Oh, prendilo, prendilo, che andiamo. Per fortuna ho trovato mio papà che stava arrivando dal lavoro e mi ha aiutato a prendere Dylan. Così io devo vedere solo Mati. Sta attento alle scale. Forza. Ciao. Il mio tatuaggio. No, vabbè. Ti piace? Sì. Bello? Cosa ti ha scritto? Con questa avete paura. Bello, vero? Bello, bello. Ti ho trovato qui, ma io mica sapevo incontrarti, nera. Ma come mai sei qui? Come mai sei qui, linguettina? Come mai non sei con la nonna? Dimmi, Mati. Guacettine, nera. Aiuti che si vuole mangiare la gnam gnam del... Cosa è successo? Nel piccolo. Guardate cosa ha preso mia mamma a Mati. Wow Mati, ma che cos'è? Un uovo grandissimo. Wow. Mangialo. Gnam 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 gnam. Ah! Ehi. Wow. Allora, abbiamo finito di mangiare il sancocho, sono rimasta sulla mia porta che mangiamo gelato, arriva anche mia mamma, solo che alla Yusi e alla Kiki non piace il gelato, quindi lo mangiamo solamente noi, cioè Mati che sta distruggendo casa. Qui c'è Didi che ha appena preso un biberon, anche se ha mangiato anche lui il brodo. Mattias! E niente, adesso mangiamo il gelatino. Mattias, non distruggere casa della nonna, fai piano.
più gli dico piano più fa forte. Ce la mezzo che lo guarda male. Guarda che c'è la Cudi che ti sta guardando. Guarda la Cudi. Mattias! Adesso sì. Ecco, quello che ti merita. Ho finito e ora stiamo andando ad una festa di carnevale, ma come sempre cambiare matti è un parto, ma adesso ci proviamo. Vediamo che cosa viene. Ragazzi, voi non siete pronti per vedere l'outfit di Matti per carnevale. Proprio non siete pronti. Adesso andiamo a cercarlo. Ta-da! Guardate cosa abbiamo qui. Un Bing fatto persona. Bravo Bing, pulisci. Matti, fatti vedere. Matti, fatti vedere per bene. Buonasera, ve lo faccio vedere quando siamo di là. Stiamo uscendo, stiamo andando al Malatesta, che in teoria dovrebbero fare tipo delle festicciole, sì, dovrebbero fare delle festicciole per carnevale, anche se sono molto in ritardo, quindi non so che cosa troveremo. Stavamo già scendendo, ma Dylan ha deciso di fare la cacca nelle scale, quindi sono salita a cambiarlo insieme a mia mamma e si era cagato un botto, ha sporcato pure il cappottino, però sono riuscita a pulirlo, ho dovuto cambiare tutto il body sotto perché si era sporcato, però almeno i vestiti fuori erano a posto, quindi li ho rimessi e ora stiamo andando in macchina a vedere, appunto andare al Malatesta per far giocare un po' Matti. Sto scendendo anche la Yusi con la Mason. Eccola, una streghetta con gli occhiali e la piccola Mason. Ai, che bella che siamo, è bellissima, una ciacchiotto con la linguetta. E là Ticino con la nonna. Siamo andati a guardare la spazzatura, sì, mamma. Sì, sì. Allora, siamo arrivati al Malatesta. Secondo me c'è stato qualcosa alla fiera, perché non ho mai visto così tanta gente qui al Malatesta. Vi giuro che al Malatesta non se lo incula nessuno. Però secondo me c'è stato qualcosa, perché è strapieno. Cioè, i parcheggi hanno parcheggiato come non si può neanche immaginare, ormai parcheggiano una macchina sopra l'altra. E mia mamma per fortuna mi ha trovato parcheggio, lei è andata a cercare un altro e l'ha appena trovato. Io ho solamente Dylan perché mia mamma ha preso Mati e adesso sto andando dentro. Siamo qui e stiamo facendo la fila per prendere un palloncino a forma di qualcosa. Mia mamma è tanto andata a comprarlo uno di questi qui in coreano, delle cosine che tu puoi giocare. Che bellino, amore! È arrivata mia mamma e mia sorella con i coreano. Chiamalo qui! Eccolo! Amore! Amore, che bellino! Mati! Mati, vuoi? Ho fatto 10 ore di fila per il tuo palloncino e non lo vuoi! Anche la Mason ha avuto il suo palloncino. Tra un po' lo scoppio con quei due ventini che ha. E Mason, Dylan purtroppo dorme, se no l'avrei fatto anche lui giocare per terra. Dai! Uva! Mi ha lanciato tutto addosso quella stronza. Ecco, abbiamo messo i due bimbi a giocare perché se no piangono. Eccoli qua. Guarda Mati. Sì, esatto. Mati! Wow! Allora, abbiamo giocato un attimo nei giochini così, poi abbiamo preso la pallina con una sorpresa che è un orsacchiotto slime, tipo.
e stiamo entrando in questo posto nuovo che si chiama Pepco, appunto come vedete, ma secondo me è tipo un Primark, perché vedete tutte le cose, i prezzi, tutte quelle robe 2,50 euro, cioè secondo me ci sta un botto. Adesso entriamo per la prima volta. Benvenuti nella fase dei terribili due. Non vogliamo mettere la giacca, abbiamo tolto un braccio, non vogliamo uscire, vogliamo tutto e lo facciamo sfogare. Allora, mia mamma ha deciso di prendersi Mati con sé, ecco, e anche se stava facendo lagne proprio al peggio del peggio, mia mamma l'ha preso con calma e se l'è portato di là nella sua macchina. Io ho Didi e la mia sorellina. Come vi ho detto prima, i tedeschi sono arrivati, quindi stiamo andando velocemente. Mia mamma è già partita, io però avevo il passeggino tutto sporco di coriandoli, quindi l'ho sbattuto un po'. E adesso partiamo, ma dobbiamo andare veloce. Spero di ricordarmi la strada per tornare a casa. Eccolo lindo! Oggi, oggi! Ce lo siamo già sbaciucchiati per bene. E ci ha riconosciuti, vero? Ci ha riconosciuti. Oh, amore, oggettino. E lì c'è la nonna, i tedeschi, la Mason che fa la merenda. Allora, popola, noi siamo arrivati a casa. Qui c'è Mati che dorme e là c'è Didi che dorme. Sebastian è arrivato e si sta facendo la doccia. I miei zii stanno già dormendo perché erano stanchissimi dal viaggio. La nonna alla fine è rimasta di là da mia mamma perché doveva vedere i cagnolini che dovevano mangiare. E adesso guardo una serie con Seba. Intanto vado a fare delle tisane così almeno ci rilassiamo un pochettino. Intanto che Sebastian fa la doccia, io appunto preparo le tisane così dopo le abbiamo già pronte. Ok, tisanine pronte e ora andiamo a letto. Allora, è la mattina dopo e sto per uscire di nuovo per stare un pochino con i miei zii e comunque tutta la famiglia. E però questo ve lo farò vedere in un altro vlog. Adesso chiudiamo questo. Spero tantissimo di avervi tenuto compagnia e che vi sia piaciuto questo video. Per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti del mio Instagram, che lo lascio qui e anche giù nell'info box.